Buongiorno, bentornati. Siamo di nuovo qui al Salotto Imprenditoriale e oggi parliamo di un argomento straimportante se vuoi fare business. Perché? Perché non si fa business se si è da soli. È molto logico e molto semplice il ragionamento. Essere, far parte di una squadra ci permette di fare un modello di impresa molto più profittevole. E allora ho detto, ma chi cavolo chiamo oggi per parlare di rete, di come costruire rete, relazioni? E dovete pensare che mentre stavo su Clubhouse, un social che io sto iniziando ad amare perché si creano delle belle relazioni, ho conosciuto una donna, una ragazza, veramente potente per quanto riguarda le relazioni. E mi sono detto, ma perché non chiedere e non portarla a parlare di come costruire reti, come costruire organizzazioni. E proprio questa, lei è Cinzia Marconcini. Ora la facciamo entrare così ve la presento. Ciao Cinzia! Ciao, buonasera, buonasera a tutti e buon pomeriggio e che magari anche buon pranzo perché qualcuno sarà già. Caffè, chi lo sa? Sì. Buon tutto, come sempre. Buon tutto. Intanto, grazie di essere qui. Ti lascio rappresentare perché tu hai un passato speciale e ora hai un presente straordinario, quindi raccontati, presentati come meglio credi. Ah, grazie, grazie prima di tutto Antonio per la bellissima opportunità perché ovviamente cosa succede? Io ho iniziato diciamo 20 anni fa a lavorare molto giovane già nel settore dell'automotive come consulente manageriale nel post vendita e di conseguenza mi sono sempre approcciata in modo sia manageriale con varie skills per leadership, team leader, ho sempre avuto a che fare con persone e gestione di team. Però cosa è successo? Ovviamente settore sì, marchi di lusso, sempre in post vendita, alla gestione sempre di qualsiasi diciamo problematica. Dopodiché cosa è successo? L'anno scorso, dopo aver passato questi, diciamo, 20 anni di carriera manageriale e dopo aver avuto anche un passato a livello sportivo calcistico, quindi ho cambiato tutto dopo aver giocato a livello professionistico in Serie A e quant'altro, ho deciso di approcciarmi in un altro business. Quindi ho deciso di non iniziare, di non continuare un altro percorso come general manager in altre categorie e ho deciso invece di iniziare nel business online, cioè volevo un business che non crollasse alle prime folate di vento, volevo un business senza limiti territoriali, soprattutto volevo un business che lavorasse per me H24, anche quando dormivo. E tutto questo non era molto semplice, soprattutto volevo un business dove io non avrei avuto socio lo Stato. Quindi volevo una tassazione agevolata e le cose erano due. Non volevo trasferirmi, ho detto voglio restare in Italia perché mi piace la mia città, mi piace il mio paese, sono toscana, si sente, No, no, non si sente. mi piace moltissimo e ho deciso di trovare, diciamo, un'alternativa, il famoso diversificare, che l'ho trovato ovviamente in un business che è un franchising, però si chiama network marketing. Questo famoso mostro sacro dove ovviamente la maggior parte delle persone le chiamano le piramidi, quindi io chiamatemi faraoni e quant'altro, lo dico sempre, quindi se pensate siano piramidi, chiamateci veramente faraoni. Però è veramente, come dice Kiyosaki, il business del XXI secolo. Mi sono da lì, diciamo, appassionata, perché non l'ho fatto così semplicemente per fare. L'ho fatto in modo professionale, mi sono messa a studiare, ho dedicato veramente il mio tempo per formare le persone, ma anche per crescere, perché ovviamente è un business dove tu cresci sia personalmente e anche professionalmente, soprattutto. E ho Guarda, non c'è ombra di iniziato. dubbio, secondo me. Eh? Non c'è ombra di dubbio, perché i no che prendiamo e che si Sì. prendono quando si fa network sono sicuramente superiori a quelli che si prendono quando fai il business tradizionale. Sono moltissimi, soprattutto, diciamo, soprattutto in Italia. Soprattutto in Italia perché il problema è qua. In questo paese non molti sanno come funziona, molti si affidano al sentito dire. E ad oggi il sentito dire purtroppo a volte va per la maggiore. Vuoi perché c'è la paura, vuoi perché c'è paura del giudizio, vuoi perché c'è paura di
intraprendere qualcosa di nuovo, perché uscire ovviamente dalle zone di comfort normali, uscire dalle varie zone di lavoro come dipendente, il lavoro fisso, quel lavoro a tempo indeterminato, è un sistema, un metodo che ci hanno, diciamo, inculcato fin da piccoli, ma va bene, cioè che ad oggi chi ha un lavoro fisso va benissimo. Però mi sono resa conto con il tempo, anche l'anno scorso, quando ho iniziato, mi sono posta questa domanda. E guardando anche a volte Bill Gates, leggendo libri, ha ragione. Quando Bill Gates ha detto una cosa sacrosanta per me, ha detto: a volte le persone, come si dice, ritengono che sia tanto tempo, ci voglia tanto tempo, siano molti, dai 2 ai 5 anni per arricchirsi, quando invece lavorare a 1000 euro per 40 anni, allora lì è la norma e va tutto bene, lì non si stupiscono. Io mi sono resa conto e mi sono stupita del contrario. Ho detto: ma perché non devo rientrare in quel 5%? Perché non andare nei famosi quadranti del cash flow, nella parte destra, in quel 5% dove voglio essere un titolare di impresa e dove poi voglio investire il mio denaro? Cioè, praticamente non voglio ovviamente che il mio tempo, cioè che sia investito solo in denaro, ma anzi il mio denaro lavori per me. Voglio qualcosa slegato dal tempo, voglio delle entrate, delle automatiche, voglio delle royalty, voglio diversificare. È stato un percorso un po' lungo, come si dice, non è un gratta e vinci, perché purtroppo, io lo dico, tutte le persone che approcciano, che gli vengono prospettati guadagni facili, guadagni dopo 20 giorni tu guadagnerai 5.000 euro al mese, diffidate. Cioè, sono la prima a dire che questo non è network marketing. Il network marketing è un lavoro vero e proprio dove fai costruzione reti, come abbiamo ovviamente il topic di oggi della nostra intervista. Cioè, è costruire reti, costruire network. Costruiamo reti, bravo. Perché è così. Sì, sì, non c'è un bel dubbio, non c'è un bel dubbio. Guarda, parto subito con una bella domanda, perché... per quanto io possa essere givers, per quanto possa essere una persona che crea reti, che crea progetti, che ha più attività, però è sempre bello imparare anche da chi tutti i giorni è sul campo, no? Io li ho visto all'opera grazie a questa bellissima piattaforma Clubhouse, anzi, per chi fa parte di questa piattaforma, cercate Cinzia perché fa delle roof pazzesche, vi dico soltanto questo, grazie. Pazzesche. Però di fuori dal concetto di Clubhouse, da quello che c'è dietro, quello che mi ha stupito è la capacità di attrarre come una calamita le persone. Sembra che tu abbia, tipo la pubblicità dell'Axe, presente quello che si sputta e corre per la spiaggia e le ragazze lo rincorrono. Bene, tu non hai soltanto le ragazze, hai tutti che ti rincorrono. Allora, il concetto è: cosa fai per creare questa connessione? Come fai a creare queste connessioni potenti? Essere se stessi, avere entusiasmo. Avere un cambiamento, soprattutto cambio. Io ho fatto un cambiamento dall'anno scorso, sì, dal 28 di aprile ho cambiato tutto e da lì sono cresciuta personalmente, cioè mi sono veramente resa conto che potevo fare qualcosa in più. Cioè io volevo impattare nella vita degli altri, io mi sono posto un obiettivo e ho detto: io voglio impattare sulle persone, voglio apportare valore aggiunto. Voglio che queste mie competenze siano trasmesse a tutti. Voglio duplicarmi. E qui ho detto: la duplicazione cos'è? È trasmettere agli altri e gli altri poi facciano lo stesso. Quindi ho iniziato anche a copiare dalle persone che erano più brave di me. Perché in questo caso, cioè, l'invidia, quando tu dici: io sono una persona invidiosa, no. Non devi avere invidia, non devi avere gelosia, ma anzi, devi guardare chi sta riuscendo e invece di dire: io non arriverò mai, dire: no, io arrivo. Cioè, invece la mattina, invece di dire: io devo fare, oggi devo fare, no, io voglio fare. Questo è stato lo switch che mi ha creato tutto questo. È un cambiamento forte. È un cambiamento forte perché cosa succede? L'80% delle persone che si approcciano a questa attività molla, smette. Quindi non è costante. Invece l'altro 20%, di questo 20 c'è un 10% che veramente è determinato e riuscirà a fare veramente quello che deve fare. E come è successo? Cioè, non è il fatto di avere una calamita, cosa succede? Le classiche frasi, forse sarà banale, quando dici: siamo la media delle 5 persone che ci circondano, queste frasi. Non è banale, è la realtà.
Cioè, che magari ti dico, nella maggior parte delle persone quando lo dici ti dicono: ma te sei pazza. No, io non sono pazza, io sono semplicemente diversa. Ho deciso di essere semplicemente diversa e magari lottare e cambiare per avere per arrivare a un certo obiettivo. E quello è successo così. Ho iniziato a circondarmi, cioè diventa veramente la mediocrità, la metti da parte, inizi a vedere le cose in un modo diverso, a circondarti di valore aggiunto, cioè a volere impiegare il mio tempo a chi merita veramente, investire il mio tempo a chi può veramente valorizzare anche la mia figura. E così ho fatto, ho aiutato veramente, sto aiutando le persone, il mio team, cioè a elevare loro per poi elevare se stessi, perché il segreto è capire le esigenze degli altri. Prima tu devi aiutare gli altri. Prima, se vuoi veramente arrivare a un successo, ma non tanto milionario, perché non guardiamo tanto i soldi ti inseguono. Cioè tu devi avere una mente già positiva, tu devi già pensare in modo positivo. E non sempre è facile, perché ci sono momenti down. C'è chi ti butta giù, c'è chi si sveglia e magari ti arriva un messaggio, ci sono energie negative. A me ha aiutato molto anche avere molta fede. A cambiare, avere molta fede, credere in dei valori, avere delle guide, anche una guida spirituale, e non me ne sono mai vergognata a dirlo, che la fede mi ha aiutato tantissimo. E ogni mattina la gratitudine è la prima cosa. Ti succede una cosa negativa? Non è negativa, devi essere grato. Grato perché sei qui sulla terra, grato perché stai bene, perché sei in salute. Quando dico siamo su Clubhouse, tutti abbiamo un iPhone, tutti abbiamo, eppure le persone si lamentano. Proviamo un attimo a sganciare il lamento. Proviamo a veramente a guardare avanti, perché non c'è niente veramente di impossibile. Non c'è niente di impossibile. Se tu vuoi una determinata cosa, che sia materiale, non materiale, cioè una persona, se tu vuoi veramente arrivare a un punto, da qualche parte devi partire. E come lo fai? Con una mente positiva, con un mindset positivo. È quello il segreto, cioè non ci sono magari calamite, però attiri perché sei empatica, ok, attiri perché inizialmente mi hanno preso per pazza, io sono sempre stata una persona molto socievole, soltanto ho iniziato anche a essere più diffidente, a dir di no, ho iniziato a dir di no e a lasciare andare, sono state queste le due differenze, saper dir di no a chi non merita più veramente il mio tempo e a lasciare andare chi non vuol capire che un cambiamento si può fare. Ecco cos'è. Allora, ti faccio un'altra domanda, perché tu hai detto questa cosa qua che è potente, no? Saper dir di no. Sì. Allora, quanto è importante saper dir di no per la costruzione della tua rete, cioè per costruire queste connessioni? Ora, vorrei aprire un preambolo prima di iniziare. Allegato a questo video troverete un link dove si può donare. Noi raccogliamo dei fondi per aiutare l'ospedale Sant'Orso di Bologna, nello specifico ospedale pediatrico, quindi per chi vuole cliccate, mettete anche 50 centesimi, a me frega niente quanto mettete, l'importante è il potere dell'unione, chi vuole lo può fare. Prima parentesi. Seconda parentesi, ora torniamo di nuovo qui. Me l'ero dimenticato, perché sei partita a 3.000 ed è potente, quindi non si può fare nulla, bisogna ascoltarti. Quindi però volevo dirlo perché ci tengo tanto. Faccio, no, hai fatto bene, anche perché guarda, quando sono queste tipo di donazioni, queste cose sono fatte con il cuore, sono fatte, cioè investiamo il nostro tempo ad oggi. Cioè tu non mi hai pagato, io non ho pagato te, però creiamo connessioni e ovviamente investiamo il tempo, e se magari ovviamente in questa mezz'ora qualcuno vuol fare un'azione buona, perché non farla? È libero di sentirlo. Bravissimo, bravissimo. Per questo ci tengo, oltretutto faccio questi video per questo motivo, poi vabbè, io ho la fortuna di aver creato un bellissimo gruppo, una squadra di professionisti e imprenditori che fanno parte di un team che io li chiamo gli Impavidi, e insieme facciamo delle magie. Esatto. In tutta Italia, quindi questo mi rende fiero, anzi qui ce ne sono un paio che ci stanno seguendo, visto che c'è Paola, che la saluto mentre siamo qui, ciao Paola, c'è anche Gianluca che ci sta seguendo, ciao, buongiorno, e poi c'è Margherita, giusto? Sì, Margherita. Ah, okay. Sì, Margot, ciao Margot. Quindi ciao. E tornando a quello che è l'argomento, no? Come fare rete, tu hai detto una cosa, ho imparato a dir di no, perché uno pensa, quando fai connessioni devi dire sempre sì,
e invece hai detto, ho imparato a dire di no. Quindi sì, il contrario. Ma cosa significa imparare a saper dire di no? E cosa significa per te saper dire di no? Saper dire di no significa anche volersi bene. Saper dire di no significa anche avere veramente la consapevolezza e l'autostima di quello che puoi valere. Perché spesso ci troviamo a contatto con persone che si approfittano anche del tuo tempo, della tua bontà, e questo non è sbagliato, cioè, non è sbagliato essere disponibili, essere socievoli, far del bene alle persone, però a volte per il tuo bene, per performare, per star bene con te stesso, perché se tu non stai bene con te stesso non stai bene neanche con gli altri, dobbiamo saper dire di no. Perché dire sempre sì a tutti, al mondo intero, rischiamo poi di non volersi bene o di perdersi per la strada noi. E di conseguenza fare anche delle cose sbagliate. Ecco perché a volte saper dire di no può anche aiutare il prossimo, lo può veramente aiutare. Quindi siamo in un mondo che anche quando in questo lavoro nostro, che sì, dobbiamo creare connessioni, dobbiamo fare contatti, parlare con le persone, far capire al mondo intero, io lo dico sempre, anche il panettiere deve sapere che fai network. Perché? Perché non è un reato, è un'attività imprenditoriale e tu puoi dargli una mano, quindi fargli anche capire che puoi aiutarlo, puoi fargli vedere che se il suo panificio resta chiuso, perché in pandemia ovviamente l'alimentare è sempre andato, ma se in pandemia magari altre persone, le ristorazioni sono state chiuse, qualcuno ha trovato veramente la svolta. Però saper dir di no a chi non è ambizioso e a chi non ha voglia di fare. Anche quello, devi saper dir di no, perché tu devi dedicare il tempo, il tuo tempo, a chi veramente lo merita. Certo. Persone che non meritano il tuo tempo, devi saper dire basta, altrimenti diventa un problema. Condivido, condivido. Mi è piaciuta questa frase che hai appena detto, tutti devono sapere che tu fai network. Io per esempio, sai benissimo, non faccio network come lo fai tu, faccio network in altri modi, ma faccio network con degli strumenti che lavorano proprio sulla base del network, no? E non me ne vergogno, anzi io ne parlo tranquillamente a tutti. Perché? Perché io li ritengo un'opportunità. E ciò che mi ha scioccato un pochino, parlando di network, ma non è questo l'argomento, ma vorrei aprire la mente alle persone, che appena arriva il lockdown, è arrivata la situazione che gli ha cambiato e ha scombussato del tutto, molti hanno deciso di fare network. Allora, perché ora sì e prima no? Cioè, qual è? Perché il network, come si dice? Si dice sempre che è un lavoro per sfigati. Bellissimo. Guarda, io ho imparato dalla mia mentore, che ovviamente sono due molto famose, ovviamente, perché non so se possiamo ovviamente spoilerare l'azienda, non la spoilerò. Però allora, quello che vogliamo, siamo liberi. Ah, ok, perfetto. Ho detto, io ovviamente l'azienda per cui lavoro sono in genesse quando sono entrata. Anche questi mentori che ho, che sono persone che secondo me hanno fatto veramente successo, perché i numeri parlano da soli, io ho sempre seguito anche loro. E anche loro stessi lo dicono, il network è per sfigati, qualcuno lo dice. Ti ritrovi alla canna del gas, detto proprio chiaro, non so più cosa fare, cosa faccio? Faccio network perché sono arrivata nel gas. Ma ragazzi, è sbagliatissimo. Cioè, questa cosa, io quando ho iniziato, ovviamente, non è che non avevo lavoro, non sapevo come fare, ero nel mezzo a una strada. Avrei ritrovato lavoro e ad oggi sì, sono ovviamente nel campo, nel settore imprenditoriale, sono sempre nel settore automotive, però ho deciso anche di diversificare sotto questo punto di vista, cioè fare network marketing è veramente una cosa pazzesca, perché prima di tutto ti permette di conoscere persone, di creare connessioni, ma di crearti quelle rendite automatiche. Quando io ho sentito parlare di royalty, cioè un lavoro, un sistema, essere titolari di un sistema che lavora per me, perché io sono un autonomo ovviamente, che io impiego il mio tempo per ricevere denaro, e ovviamente cosa succede? Impiego il mio tempo in cambio di denaro, però devo essere presente, non posso permettermi di sganciarmi e di non esserci. Essere invece un titolare di un sistema è una cosa diversa. Cioè tu praticamente è al contrario, il tuo denaro lavora per te e tu sei libero e slegato dal tempo. Quindi anch'io ho il mio sogno fra 4-5 anni di voler fare ciò che sto decidendo di fare, e l'ho ben chiaro ovviamente, perché sono una viaggiatrice, amo viaggiare, amo veramente godermi la vita, vado in barca a vela, mi piace da morire, e la mia vita sarà veramente di
avere praticamente questo telefono, ma non per, passatemi in termine, cazzeggiare, per renderlo uno strumento utile. E quando ovviamente in pandemia mi sono reso conto che invece di stare a skippare, a switchare, a guardare tutte le notizie, ho detto, ma perché non lo utilizzi in un modo più appropriato? Perché non monetizzare? Perché non avere un lavoro? Cioè abbiamo un lavoro che può veramente cambiarti la vita, puoi essere ovunque e lavorare ovunque e a quanto di avere una tassazione del 20%, dove esiste? Cioè io mi sono illuminata lì veramente, ho illuminato tutto, però le persone non lo sanno, hanno paura, come ti ho detto prima, e quando iniziano veramente a dire faccio network marketing, qualcuno lo fa perché veramente non sa cosa fare, ma io dico sempre iniziate a farlo prima, cioè avete un lavoro fisso, ovviamente fatelo, fate network marketing, ma anche se non lo volete, informatevi, cioè non andate dietro al sentito dire, perché ho sentito dire che è una truffa, non è così. Siamo tutelati da una legge, il network marketing è tutelato da una legge ben precisa e ben chiara, viene pagato settimanalmente, c'è tanto altro dietro, tassazione agevolata, vieni ovviamente ai l'INPS, quindi ti pagano anche l'INPS, cioè sei totalmente tutelato. Soltanto cos'è la differenza del network? È che tante persone si iniziano, che hanno iniziato anche in fase di pandemia, perché cosa succede? Pensavano fosse una lotteria, io lo dico sempre anche a chi entra, non pensare di arrivare qui e vincere e fare 2.000 euro in un mese, perché non è così. Però perché le persone iniziano? Perché probabilmente la mentalità è anche questa, arrivo a non aver più niente, allora cosa succede? L'ultima spiaggia? No, io il consiglio anche che do a tutti, informatevi prima, perché ad ora magari avete un lavoro, ma più avanti ad oggi non sappiamo cosa ci sarà, cosa succederà. E avere veramente un'entrata, un reddito. Diversificare un'entrata, un reddito diverso, certo. È sempre comodo, ma aprire a volte quel profilo, affidarsi anche a persone competenti, perché ci sono anche tanti guru, tanto dicono io sono un networker pro. Di cosa? Un networker pro devi avere anche delle abilità, devi avere anche delle competenze, devi impiegare il tuo tempo. Io quando prendo 5 persone al mese, ma non è che le prendo, cioè, non è facile ovviamente poi andare avanti, perché oltre quelle 5 persone tu le prendi per mano, perché queste persone decidono di mettere la sua vita nelle tue mani, quindi tu hai una responsabilità verso quelle persone, non puoi pensare di reclutare persone, prendere persone a collaborare con te e poi lasciarle così, e è per questo motivo che poi le persone dicono il network marketing non funziona, perché poi, ci sono tanti guru. Vorrei dire un dettaglio giusto per mettere una luce nella testa delle persone. La gente identifica il network marketing come modello di business. Network marketing è il marketing nel network, cioè tutti noi facciamo network marketing in realtà. Certo. Perché se ci pensiamo, quando abbiamo un'offerta da fare e abbiamo tanta gente, non so se capita a te, ma capiterà a tutti, io ricevo dei messaggi su WhatsApp da amici e mi dicono: Anto, visto che sei stato già mio cliente, ho questa offerta per te. E questo come lo chiamiamo? Si chiama network marketing nel network, cioè è una lista WhatsApp, ma è un network marketing fondamentalmente. Quindi, certo. Il concetto dove sta? Che quella è un'azienda che si basa su proprio il network, cioè nel senso non è nient'altro che avere una rete di persone che acquistano e tu hai delle fee fondamentalmente. Ma come basta pensare, tu vai a mangiare una pizza. Tu vai a mangiare una pizza in un posto e quel posto ti è piaciuto? Anche quello è fare network, è un passaparola. Cioè, è semplicemente un passaparola. È come ha detto anche... È come avere un negozio. Cioè, tu hai, in questo caso, il network marketing di prodotti come siamo noi. Tu hai un negozio online. Tu hai già un e-commerce online dove tu alla fine apri il tuo negozio, apri la tua attività. Quindi, cosa penseresti se tu aprissi un'attività fisica? Fisica, proprio negozio, apro negozio, faccio inaugurazione, chiamo le persone... Le spese, quanto ti costa aprire un negozio, tutte queste cose in fila, e quanto ti costa il network, facendo il network in modalità network. Cioè ci sono queste differenze, ma anche poi a differenze dei collaboratori. Il passaparola è quello, tu apri la tua attività, lanci il tuo business e poi dovrai dire apro il negozio, le persone dovranno venire a trovarti, le persone dovranno informarsi, dovrai informare tutti, come dico. Perché dillo anche al panettiere che fa network? Perché è come se tu apri un negozio. Cioè, però le persone dici, guarda, faccio network, lo dico. Cosa? Cioè, non riescono ancora a mentalizzare.
Quindi, ma anche tu ti sei fatta convincere. Sì, anche tu ti sei messo, no, ma tu sei... Cioè, io guardo, la mia fortuna è che la mia famiglia, a differenza di tanti, quando io ho deciso di iniziare a fare i network, sono stati i primi che mi hanno appoggiato. Mia madre, che ha 71 anni, mi ha detto, io avessi avuto la tua età 30 anni fa, quindi avessi avuto 40 anni, io l'avrei fatto a corsa. Cioè, avrei chiuso gli occhi e l'avrei fatto di corsa, con gli strumenti che ci sono oggi, dove puoi arrivare online in tutto il mondo, puoi lavorare in tutto il mondo, sì, ci vorrà tempo, però ho avuto il sostegno veramente della mia famiglia fin da subito, e questa è una cosa anche che vorrei suggerire anche agli altri. Quando avete una persona che magari ha un'idea, è un visionario, non gli date per pazzo. È una persona che in quel momento dovete sostenerla, anzi, dovete sostenerla al massimo, perché quella persona, se ci vede una minima opportunità di fare del successo e crede in un sogno e crede in un cambiamento, aiutatela. Non buttatela giù, anzi, cercate di fare anche voi come quella persona. Cioè, circondatevi di persone che possono portarvi un valore aggiunto. E quello è l'importante. Perché se no rimaniamo sempre nella mediocrità. Poi vorrei dire invece ai folli, se vi vengono contro, godeteci, perché a un certo punto vi diranno, caspita, lo sapevo che prima o poi avresti avuto successo, lo sapevo. Sono i primi, quando poi tu hai, quando hai ovviamente inizi a cambiare, iniziano la motivazione, ho detto, ho visto tante persone che inizialmente quando ho cominciato mi hanno dato di folle, quello non ti risponde al telefono, quello, ma va bene così. Quando tu prendi il 90% dei no, l'obiettivo è prendere sempre il 90% dei no, perché quei sì che magari avrai saranno quei sì di qualità, saranno quei sì che avranno voglia, saranno quei sì che vogliono quel cambiamento. Però ovviamente diventa selezione naturale, il network è selezione naturale, perché ti rendi conto che tante persone che prima ti circondavano, stavano lì con te perché magari avevi un nome, una posizione lavorativa, avevi tante cose, vedi che spariscono. Cioè proprio si volatilizzano, e al momento che poi vedono che fai qualche altra cosa, inizialmente ti danno per fallita, ma va bene. A me le persone che ad oggi, che l'hanno, anche un anno fa, mi hanno dato per di fallita, mi hanno detto che sarà un fallimento, a me hanno fortificato tantissimo. Perché diciamo sempre, non siamo nel mezzo noi, a sinistra il fallimento, a destra il successo. No, noi veniamo prima del fallimento. Siamo noi il fallimento, tanti, perché guarda, ce n'è una montagna esagerata di fallimenti, e poi andiamo al successo. Ma è quello che ti fortifica e ti aiuta. Perché tutte le persone che mi hanno detto no, le persone che mi hanno dato di fallita, le persone che mi dicono ad oggi non riuscirò mai, io sono felicissima, io sono grata a queste persone. Perché quando sarò lassù, in cima, non gli dirò mai voi state in fondo, no. Gli tenderò la mano per farle arrivare dove sono io, per fargli capire si può fare. E è quello il cambiamento. Non è che dici, vi farò vedere io, no. Vi farò vedere perché potrete cambiare anche voi. E non vedo l'ora. Cioè, l'obiettivo è quello, aiutare gli altri. Quindi, capito, sono grata a queste, sono veramente grata. Condivido. E se ci pensiamo, l'argomento è creare reti commerciali e non è a caso quello che tu stai dicendo. La gente all'inizio, quando noi stiamo costruendo, creando queste reti, io non so se ti capita anche a te, però almeno a me è capitato così, all'inizio dicevo no, ma non è possibile, no, ma non funziona, e no, dov'è la truffa? Dov'è la truffa? Prima cosa che ti viene in Italia, dov'è la truffa? Dov'è la truffa? Perché pago, perché c'è una tassazione agevolata? Dov'è la truffa? Ma non sono soldi facili, sembra tutto bello, perché è tutto bello, perché il sistema di network è una figata pazzesca, devi lavorare. Ma in generale dicono così, anche io a volte quando a volte lo dico sempre, quando vedo comprare gratta e vinci, sì, ma cioè speriamo sempre che la vita cambi con un semplice schiocco di dita, ragazzi, ma non è così, cioè non si cambia la vita con un semplice schiocco di dita, perché io ho tanti ragazzi anche nel team che hanno 20 anni, studiano, ma anche tante persone che hanno oltre 50 anni e nonostante tutto hanno deciso di cambiare e hanno deciso di voler veramente far vedere che valgono qualcosa, che sono ambiziose. E chi le prende in giro? Chi sta a giudicare? Chi sta a guardarsi magari Netflix sul divano? Ben venga, io ho deciso di cambiare il mio tempo, invece di impiegarlo a guardarmi Netflix, l'ho impiegato a guardare ovviamente altre cose, a fare network e a formarmi.
A me il network, posso dire, il network come altre cose mi hanno salvato una parte della vita, perché anche non più di qualche mese fa io sono stata operata alla schiena, sono dovuta stare un mese e mezzo a letto perché ho rischiato la paralisi e ho dovuto smettere di fare sport, sono stata ferma con tutto. E il network mi è stato quello, la forza del team, della community, ma anche proprio del sistema di business, mi ha aiutato a poter andare avanti a lavorare. È stato quello. Ad oggi posso raccogliere, però è come una pianta di bambù giapponese. Il bambù giapponese funziona così. Tu annaffi questa pianta per 3 anni e non succede mai niente. Poi dopo qualche tempo fa 6 metri in 2 settimane. E è quello. Noi dobbiamo costruire le reti lavorando sotto traccia. Noi lavoriamo sotto traccia, ostriamo la rete, poi il contatto del contatto del contatto. Arriverà il momento in cui esploderà. Però se tu molli non potrai mai sapere come andrà a finire. Bellissimo questo esempio del bambù. Ecco, c'è sì. Una metafora, sicuramente sì. Tu la conosci, hai estrapolato da lì, c'è una metafora che racconta proprio questa storia sì. Qua. È bellissimo, è così, è quello. Noi, io lo consiglio a tutti, chi fa network e costruisce reti, chi vuole approcciarsi, datevi tempo, siate pazienti con voi stessi, perché state facendo un cambiamento. Cioè state ovunque, io penso ovunque, anche se fai, che ne so, se fai il panettiere. Cioè, se fai il panettiere, comunque devi fare network, perché la gente non viene lì perché fai il pane. Cioè, ci sono milioni di panifici. O se hai un negozio di abbigliamento, non viene lì perché vendi vestiti. Ci sono milioni di negozi. Ovunque siamo, il network è lo strumento, cioè una delle leve più potenti. Sì, perché è l'unico modello di business che ti permette di crearti un sistema, sei titolare di un sistema, come può essere McDonald's, Starbucks, cioè ti crea un sistema dove tu non è obbligatorio che tu sia presente, ma quel sistema lavora per te. Ma è normale che McDonald's, quando ha iniziato a fare i panini, ha dovuto da qualche parte far panini, poi si è aperto tutto il resto, ma se McDonald's faceva i panini e poi smetteva, chiudeva perché diceva io vendo solo panini e poi non faccio altro, se ci fermiamo lì con la testa, ci sentiamo già arrivati, è finita. Cioè sentirsi arrivati è l'errore più grave che possiamo fare a qualsiasi età, a qualsiasi. Cioè noi abbiamo persone che hanno 70 anni e stanno lavorando nel network e ad oggi fanno molti più numeri di noi, molti molti, e abbiamo tutto da imparare, però sono quelle persone che ci hanno creduto. Guardate tutti, chi è passato da un fallimento e quello ad oggi cosa è successo. E così, ho un'altra domanda per te, così poi andiamo per futuro. Certo. Allora, sei pronta? Prontissima. Allora, la domanda è questa, qual è l'elemento più importante secondo te per creare relazioni? Perché oggi si parla di questo, parliamoci chiaro, chi entra dice, anzi devo crearmi la mia rete commerciale, sono relazioni. Fine. Non è che stai facendo chissà che, stai creando relazioni. E riconosciamo quando creiamo relazioni, quando le persone vanno da un'altra parte perché costa meno, perché non abbiamo creato relazioni. Quindi, qual è l'elemento più importante per creare relazioni, secondo te? La sincerità. Essere semplicemente se stessi. Perché le persone comprano te. È quello. Cioè, l'elemento per creare relazioni è far capire alle persone perché dovrebbero collaborare con te, perché scegliere te e non altre persone, perché alla fine il network, tutte le aziende di network sono bellissime, tutte, è proprio un modello di network che è bello, tutte le aziende sono belle, tutti i prodotti sono buoni, sono ottimi. Cosa fa la differenza? La fai tu, cioè la fai tu e il tuo modo di essere, di pensare, il tuo modo di aiutare gli altri e la tua sincerità e onestà, perché se tu sei onesto, chiaro, fin da subito, sempre, e sei disponibile veramente a aiutare, cioè l'elemento più importante per creare relazioni è elevare gli altri, aiutare gli altri a ascoltare le esigenze del tuo team, perché se tu ascolti le esigenze del tuo team, sicuramente ti porteranno in alto, perché funziona così, se tu aiuti gli altri poi ovviamente salgono e tu ti elevi da solo. Non è una cosa semplice, non bisogna essere egoisti e bisogna essere sinceri. Questo è l'elemento fondamentale che ci aiuta per avere la chiave del successo, perché, come dico sempre, non è il segreto di Pulcinella. Cioè, l'importante è veramente non nascondere agli altri cosa sei, perché alla fine poi le cose vengono fuori, alla fine poi succede che
scoprono come sei. E quindi a volte sei molto più apprezzato. Se inizi a fare network, inizia adesso. Vuoi salire sul carro con me, ok? Non vuoi salirci perché magari sei, hai altre ambizioni. Vai. Però sicuramente nel mazzo quei quattro assi li troverai prima o poi. L'importante è l'elemento per creare costanza, essere se stessi e creare costanza e non mollare mai. Queste sono tre cose. Non c'è un elemento solo. Condivido. Se posso dare... Allora, io non ho la tua esperienza nel network. Io posso parlare di network nel senso come costruire un'azienda e poi portarla in crescita e portarla a costanza, perché è quello che facciamo noi esatto. Con la professione. E quello che tu hai detto, la verità, è elevare gli altri. Cioè, molto spesso io mi accorgo quando mi trovo persone che voglio vendermi, o un tipo che gli ho detto nella mail no, e lui continua a mandarmi la mail, dice, ma dai, ma prendiamo un appuntamento un quarto d'ora. No, perché? Perché io capisco, in questo caso, che lui vuole vendere. Non gli interessa niente chi sono, potrei essere io o un'altra persona, per lui sarebbe uguale. Allora, lì non ha senso. Tu quello che hai detto, la cosa più bella, la cosa che mi ha toccato molto è noi, il nostro ruolo è quello di elevare gli altri. Quindi, sì, qualsiasi sia il lavoro che facciamo, dobbiamo vendiamo abiti, dobbiamo rendere migliore quella persona che usa quell'abito che noi gli vendiamo. Vendiamo acqua, dobbiamo idratare nel miglior modo possibile quelle persone che bevono quell'acqua. Quindi, fagli vivere un'esperienza straordinaria. E secondo me, il concetto base è questo, elevare gli altri. Quindi... Essere onesti e essere sinceri. Alla fine, anche... ci sei Antonio? Ti vedo un po' fermo. Ah, ok, ti ha rifrisato. Anche, ho detto, anche il vestito. Cioè, perché se una ragazza cioè, ha un vestito, si stai bene? No, io se stai male, te lo devo dire. Cioè, non ce la faccio, cioè, la sincerità è anche questa. Giusto. Perché devi farla stare male? Perché... Sì, io ci sono. Ti blocchi un attimo te, non so come mai. Ti sei frizzato, ci sei adesso. Ci sono. Mi vedi? Sei un attimo ballerina te. Ci sei? Ecco, adesso sì. Sì, ora probabilmente ci sei. Ora ci sei, ecco, perfetto, ora ci siamo. Ci sono. Ti dicevo prima, anche una persona, cioè, se gli sta, quando ti dicono mi sta bene qualcosa, devi dirgli, cioè, se gli sta male, devi dirgli che gli sta male. Perché dirgli ti sta bene, cioè, alla fine, anche il mio team, se veramente dico, creiamo relazioni, andiamo avanti, facciamo questo, però se quella, gli dico, non capisci in questo modo, non è che c'è un modo, sì, glielo devi dire, però gli devi dire le cose come stanno, perché quella persona inizialmente magari la può prendere male, ma a medio a lungo termine ti assicuro che paga. Cioè, io sono a volte anche troppo cruda, perché Cinzia, come la pensi? Io la penso così. Cioè, è così, se ti va bene è così. Poi magari capirai che ti sto dicendo una cosa per il tuo bene. Semplicemente per il suo bene. A volte sono dura, lo riconosco, perché non siamo ovviamente perfetti, e meno male che non siamo tutti uguali e tutti perfetti. Parla perché io sono perfetto, scusami. Però ho capito, serve. E anche la perfezione è un difetto, comunque sia. Anche l'essere perfetti è un difetto, perché poi non sai mai dove... Cioè, nessuno ti dice mai niente. Anzi, sempre colpito. No, vabbè. Hai detto le cose giuste. Bisogna essere sinceri e come... Ho scritto ora, per esempio, l'importanza della sincerità è fondamentale. Se creiamo reti, io mi accorgo, non so se ti è capitato, ma suppongo anche chi ci sta ascoltando, di conoscere quelle persone che hanno dato delle inculate pazzesche, parliamo col gergo tecnico, no? Sì, in termini di il famoso siluro, lo chiamo io, siluro 2-3 metri. Bravi, un bellissimo siluro dove tu dici, caspita, quelle persone dopo ritornano, hanno un'altra idea geniale, quelle persone tu non riesci a vederle, a credere. Cioè loro ti possono portare anche tutte le prove, tu non gli credi, perché la prima volta hanno portato anche le prove e gli hai creduto e non è andata bene. Allora, l'importanza, secondo me, come dicevi tu, è essere sinceri, anche se poi a volte andiamo abbassonate perché dicono, ah no, ma sei troppo rigido, a me mi chiamano il tedesco, per farti capire, e sono siciliano di origine, quindi è tutto un dire. Il concetto è, perché devo dirti una bugia quando posso dirti la verità e farti vivere la tua vita a un livello più alto,
Invece tu vuoi stare, prendiamo un'altra metafora, c'è la metafora che si vede anche un video ogni tanto su Facebook, di quelli danno una forchettata di merda, no? Dice, perché ti devo dare la forchettata di merda quando ti posso dare il gelato? Cioè tu perché vuoi che io ti menti? Non è giusto. Così ho detto, a volte quando io ti dico l'importanza anche del no, è meglio un no, però sei stato sincero. Perché quando ti dicono ma quanto guadagno, quanto faccio, posso crearmi, io dico sempre, sei disposto a farlo? Sono quattro parole. Sei disposto a farlo? Sei disposto a prendere il tuo tempo, a darti tempo un anno e mezzo, barra due, per iniziare a crearti la tua rete commerciale, le tue entrate automatiche? Perché entrate automatiche, royalty, è una bella parola. Per crearla devi lavorare, un'altra parola importante. Io lavorare. Sei disposto a farlo perché non hai orari? Sei capo di te stesso, sei il tuo leader, sei te stesso, hai la gestione del tempo, hai tutto quello che vorresti desiderare. Però, come si dice sempre, quando hai un sogno nel cassetto, il sognatore deve prendere e andare a aprire quel cassetto e prenderselo quel sogno. Però come lo fai? Devi essere disposto a farlo, devi andartelo a prendere, e per andartelo a prendere devi essere focalizzato su quell'obiettivo, ma non vedere il miliardo o il milione di euro, cioè devi vedere passo passo, prima inizi a cambiare personalmente, poi passo, ti poni degli obiettivi e i piccoli passi per raggiungerli. Giusto, giusto, condivido, sì. Condivido. Proprio per arrivare alla fine, alla conclusione, se dovessi dare un ultimo messaggio alle persone che ci stanno ascoltando, che poi voglio ringraziare perché, anzi, prima facciamo i ringraziamenti, ringraziamo, come ho detto prima, la Margot che ha scritto una bellissima frase per te. Sì, è che non vedo io. Okay, te lo dico io. La tua forza è immensa e sei esempio di tante persone. Grande leader, ti stimo sempre. Grazie, Marco. E poi la fantastica Elena. Cinzia, grande leader. Il network, la rete, è la base del commercio e anche dei rapporti umani. La gente dovrebbe aprire gli occhi. Grandissime. Due donne che io ho conosciuto digitalmente, non ho mai visto dal vivo, pazzesche. Cioè, ho avuto la fortuna ultimamente di conoscere queste donne potentissime, che è una bellissima cosa, perché fa vedere come il mondo, molti dicono, ah, no, il mondo è peggiorato. No, secondo me, io ho visto persone meravigliose, il mondo è migliorato, perché c'è molta più consapevolezza. Perché ti stai migliorando? Perché stai cambiando? Perché quando diciamo di circondarsi di persone che possono portare valore aggiunto è quello. Cioè, ti inizi a rimanere stretto, ti inizi a rimanere strette le persone che sono mediocri. Ma non mediocri in senso finanziario, non... No, questo non qua dentro. Qua dentro. Povere dentro. Povere dentro che non hanno guide, non ti portano valore aggiunto. Detto che stanno sempre a giudicare gli altri, ma non fanno mai niente per migliorare se stessi. È tremendo. E ce ne sono molte. Magari io ho detto, dopo questa intervista qualcuno lo scriverà, qualcuno gli resterà antipatica, ma... Non mi interessa, l'obiettivo è questo, aiutare gli altri a migliorarsi. Cioè impattare nella vita degli altri è il mio obiettivo principale. Guarda, io condivido il concetto che ho detto prima del mazzo, no? In un mazzo ci sono comunque sempre quei quattro assi. Sì. Quindi prima o poi li tiri fuori. Io sono di questa idea, non devo piacere a tutti, non devo avere milioni di follower, quanto ho la pancia piena quando parlo, dico milioni di follower. Le persone che seguono, le persone che... Ogni mese vengono i nostri webinar, le persone che seguono quello che noi diciamo, le indicazioni, ci mandano le mail chiedendoci altre informazioni. Io le adoro. Non saranno 100.000, sono 100, ma quelle 100, io sono sicuro che nel momento in cui mettono l'acceleratore, accendono il motore semplicemente, cambieranno il mondo. Perché? Perché per poter fare un passo diverso, da te nel network, io parlo della mia azienda, perché... Parliamoci chiaro, tu conosci tanti imprenditori quanto ne conosco io. Se gli dicessi, senti, vuoi lavorare meno e avere una qualità di vita migliore e avere un'azienda che funziona meglio? Sì. Sei disposto? No, non muovono il culo. Cioè, loro preferiscono lamentarsi. Quindi, il concetto... Sì, ma è così, guarda, io anche le persone veramente, quando vuoi far parte di quella percentuale, come dicevamo poco prima di collegarsi, cioè fare e non fermarsi mai, avere costanza, anche fare network, detto passi veramente, io alla fine sono passata da dipendente ad essere autonomo, dipendente sono stata veramente poco, poi sono autonomo,
sono diventata titolare di un sistema e poi sto investendo. Infatti, cosa succede? Se vai sul mio LinkedIn, vedi ovviamente networker, wellness consultant e poi anche startupper, perché poi inizi a partire anche con questi nuovi progetti. E è quello che ti aiuta. Ad oggi il network mi permette anche di creare e investire in startup come stiamo facendo e a breve partirà. Quindi poi ci darà informazioni, io la girerò a tutta la mia community perché ci vuole ragazzi, qualche opportunità, perché non vivere queste opportunità? Invece di dire ma, però e se, dite perché no. O meglio, perché per me, grazie. Sei così gentile. Bravo, grazie, la parola gratitudine, grazie. È proprio così. Grazie per il dono. Quindi, ecco. Se tu dovessi dare l'ultimo consiglio, qual è? Questo. L'ultimo consiglio è di veramente di informarvi, di essere curiosi, di non lamentarvi. Io dico alle persone di non lamentarsi, perché fuori da quel cerchio che noi abbiamo, quel cerchio brutto, che lo chiamo quel cerchio maligno, fuori ci sono veramente tante cose belle di cui circondarsi. Come ho detto, bisogna essere disposti a farlo, essere disposti a un cambiamento, e vedrete che se siamo disposti a un cambiamento, il vaso di Pandora può tirare fuori solo cose belle invece che brutte. Che figata. Ah, io sono super entusiasta di queste cose, non ci posso fare, sembra fatto così. No, ma sei fatto bene, Antonio, sei fatto bene, non è che sei sbagliato. Brava la mia mamma. Mi fa molto piacere ovviamente di essere qui, quello mi ha fatto molto piacere, di aver dedicato anche del tempo, ovviamente anche per una giusta causa, ma anche per parlare e far conoscere le persone che si può veramente migliorare. Anche le testimonianze, ho detto, i commenti delle persone che hanno commentato, mi ha fatto molto piacere, perché sono persone, qualcuno non fa neanche network, perché poi ti circondi persone che hanno stima di te e stima reciproca ovviamente, e qualcuno che fa network che può anche testimoniare di veramente la sua attività e cosa sta facendo. Condivido. Intanto io ti voglio ringraziare tutte le persone che ci stanno seguendo, che poi seguiranno magari in differita questo momento, e spero che prendiate carta e penna proprio per mettere ogni parola che Cinzia ha detto, perché potete capire che quando una persona inizia a costruire, e come Cinzia non si è fermata al network, ora sta prendendo una startup, poi chissà cosa farà ancora, quindi è entrata in un mood dove lei sta donando al mondo, perché quando lei fa una startup, quello che produrrà e quello che donerà è un dono, non è che lo fa per sé, anche perché non funziona. Cioè, non esistono aziende che funzionano, ho fatto la mia azienda, diventi ricco. No, diventi ricco, ora parlo di ricchezza, passatemi il termine, se le persone acquistano. Se le persone acquistano, si ha un valore. Se quello che produce ha un valore. Quindi, il concetto è, vedete come cambia il mondo. E questo è una cosa meravigliosa. Quindi io ti dico grazie, sono veramente grato di averti avuto qui, anche perché quando ci siamo sentiti tutte le volte... Vero. Mi hai dato tantissimo, io ho la fortuna di poterti beccare, e ricordo alle persone, chi non è in Clubhouse, sempre faccio sponsor al Clubhouse, però frega niente. Ma è uno dei social adesso del momento, che ti permette di conoscere le persone, le relazioni, le conosci, le senti parlare, perché come si dice, è come quando esci con una bella donna, io dico sempre anche ai miei amici, sì, dopo un quarto d'ora, se non hai argomenti, dura poco. Cioè, torni a casa, quindi rimani vuota. E quindi le pause invece è un po' al contrario, detto, ti permette di apprendere, di capire se quella persona ha contenuti. E poi ti puoi collegare su Instagram, però prima passi dalla parola, crea connessione, molta di più. Sì, condivido. Grazie ancora per il tempo. Grazie alle persone che ci hanno seguito. Se volete conoscerla meglio, in descrizione contatti, così potete contattarla e conoscerla. Io non so che... Cioè, sono veramente grato, quindi sono felice. Ma figurati, Antonio, grazie a te davvero per ovviamente l'opportunità e ovviamente per portare del valore aggiunto e far capire alle persone che il network marketing funziona se fatto in un determinato modo e da persone ovviamente competenti. Quello lo dico sempre. Informatevi, cioè non vergognatevi a contattare la persona giusta, a cercare informazioni.
potete, non importa che contattate me o altri, però contattate persone che sono leader, che sanno di cosa parlano e che possono veramente darvi del valore aggiunto. Non quelli, diffidate da chi vi promette castelli di sabbia. Bravissimo. Intanto grazie ancora, un saluto a tutti, vi auguro un buon fine serata, un buon fine pomeriggio e a presto. Anzi, grazie, a presto. A presto anche a voi. Ciao.